Regione Liguria, Fils e Union Camere, associazioni di categoria hanno firmato oggi l'accordo che avvia la fase operativa del processo di fusione dei consorzi fidi in un unico soggetto regionale. Ora toccherà alla Banca d'Italia valutare il nuovo confidone per il mantenimento e l'iscrizione all'articolo 107 del testo unico bancario, che classifica i consorzi fidi in veri e propri alleviatori di rischio per le banche. È un percorso che abbiamo iniziato anni fa, costruendo Rete Fidi Liguria e avviando un processo che mettesse assieme i confidi di categoria che esistevano. Si rivolge alle imprese, si vuol creare con la scelta di questa mattina, forse siamo i primi e gli unici in Italia che fanno un confidi regionale, un confidi che mette assieme tutte le categorie del mondo d'impresa. Vogliamo creare uno strumento più efficace. È un passo molto importante, però direi che è anche un punto di partenza, non è certamente un punto di arrivo, perché ancora la buona volontà di tutti noi e il buon senso deve prevalere ancora per poi renderlo applicabile questo accordo di oggi. Io mi auguro che questo, come si è dimostrato con un po' di tempo, naturalmente ci è voluto per farla maturare, ma si è dimostrato che tutti siamo orientati verso questo confidone, che sicuramente non sarà la panacea di tutto il credito, ma uno strumento sicuramente importante per le nostre aziende che noi rappresentiamo. Noi abbiamo puntato su questo strumento soprattutto per dare una possibilità alle nostre piccole imprese di ricevere in maniera adeguata credito sempre maggiore, anche in previsione dell'entrata in vigore di Basilea 3. Lo abbiamo poi ulteriormente sottoscritto con convinzione, perché con questo mezzo noi impediamo o mettiamo un argine ad invasione di confidi di altre regioni o addirittura nazionali, che avrebbero potuto rendere, non dico difficile credito, ma avrebbero certamente influenzato lo sviluppo autonomo delle imprese liguri. Stop agli incentivi per le energie rinnovabili. Il decreto del governo rischia di mettere in ginocchio le imprese del settore. Le associazioni di categoria hanno incontrato in regione l'assessore allo sviluppo economico Renzo Guccinelli. Unanime la richiesta di certezze per il futuro. Dai dati di Confartigianato sono 2.400 le imprese liguri potenzialmente interessate alle modifiche apportate dal governo. La fetta maggiore delle imprese è costituita dagli installatori dei pannelli fotovoltaici, circa 2.300 imprese, un settore che ha fatto registrare tra il 2009 e il 2010 una crescita del 2,3%. Questo decreto penalizza le imprese perché crea uno stato di incertezza nel futuro. Ad agosto del 2010 era stato fatto un piano incentivi per l'installazione di fotovoltaico, un piano che aveva durata fino al 2013. Sulla base di questo piano tante famiglie, tante imprese hanno fatto scelte di investimento. A oggi, a un certo punto, a partita iniziata, ci dicono che le regole non sono più quelle. Ci dicono che potranno godere e beneficiare di quegli incentivi soltanto coloro che attiveranno gli impianti entro il 31 maggio di quest'anno. Tutto quello che verrà dopo non si sa cosa gli aspetta. Il governo ha detto che entro il 31 aprile dirà quali saranno i nuovi incentivi. Questo, il primo effetto è stato che le banche hanno completamente sospeso ogni forma di finanziamento e di ogni erogazione di credito nei confronti di queste scelte di investimento per realizzare nuovi impianti di fotovoltaico. Allora, in Liguria abbiamo circa 2.500 imprese, tra cui anche l'indotto, che si occupano di energie rinnovabili. Con questo decreto rischiano il blocco totale, in quanto sono stati fissati dei termini temporali, cioè il 31 di maggio, per poter portare a completamento gli impianti diciamo, che vanno ancora terminati. Si pensa alla possibilità di portare a compimento solo circa il 20% degli impianti. Il Partigianato, insieme anche alle altre strutture datoriali al governo, chiede di ridefinire in tempi velocissimi un sistema di incentivazione, eliminando la grande e grave incertezza che in questo momento sta bloccando il settore delle rinnovabili. Yeah.
Regione Liguria, Union Camere e associazioni regionali di categoria hanno presentato la guida dell'artigianato di qualità. Il libro racconta attraverso parole e immagini le 150 imprese che hanno ottenuto la certificazione del marchio artigiani in Liguria. Un vademecum per far conoscere le eccellenze liguri anche al di fuori del territorio regionale. Ecco, la Regione ha sostenuto molto iniziative di questo tipo. State registrando un ritorno da parte delle imprese? Ma mi pare di sì, continua un trend di crescita dell'impresa artigiana, c'è ancora fiducia in questo settore, sono tanti giovani che si dedicano a questo settore. Di pochi giorni fa questo dato che ci ha fornito l'osservatorio di Confartigianato, che diceva che la Liguria è seconda in Italia negli under 40 per quanto riguarda le imprese artigiane. Sono molti giovani che forse anche per bisogno di trovare un'occupazione pensano all'artigianato. Noi dobbiamo invogliarli, dobbiamo sostenerli, perché poi artigianato è passione, è qualità, è creatività, è fantasia, quindi davvero può essere anche un bel lavoro per un giovane. Imprenditori che sono piccoli però di qualità, per cui li presentiamo adeguatamente attraverso un po' anche il racconto delle loro produzioni, in modo che l'acquirente sappia esattamente cosa acquista. Acquisterà un prodotto certificato che è accompagnato da un disciplinare di produzione, quale garantisce anche chi acquista. Si sono prodotti alcuni di tradizione, come la ceramica, la filigrana, i tessuti. Ci sono sicuramente produzioni che vanno attraverso queste azioni ad essere mantenute, continuate. Gli imprenditori possono, attraverso anche a questi strumenti, ottenere maggiore successo.